Tu te ne immagini Pippo Ricciardi insegnante a scuola? Beh, così un po' lo è. Guarda, che facciamo lo spoiler. Ginnastica, raga, ginnastica. Oh. Mi sto lamentando, perché non ho voluto bere io. Guarda qua. Due penne stasera, si vede che è una grande occasione. Mamma mia. Però sono una bic e l'altra cos'è? E l'altra è... personal Entwicklung and Training. In quale ufficio l'hai fregata? Tanto anni fa sta cosa del Lego, no? Nel giro ci siamo arresi. Guarda qua, ce ne sono quattro diverse. Guarda qua. Ce ne sono due su... Sei meglio di Giorgio Mastrota, eh? Pippo Ricciardi! Lui è Pippo Ricciardi! Pippo Ricciardi! Pippo Ricciardi! Allora, per chi non mi conosce, mi presento, io mi chiamo Pippo Ricciardi. Sono un comico, sono un autore, sono un improvvisatore. O come pensi di dire a mia madre, un drogato che è deluso tutta la sua famiglia. In breve. Nella vita, vabbè, prima di arrivare a fare il comico, adesso lo faccio in maniera professionale, insomma è il mio lavoro, però nella vita ho fatto di tutto. Ho fatto il tecnico luce, ho fatto il tecnico audio, ho fatto il montatore video, infatti chi mi segue su Instagram sa quei video me li monto tutti io. Ho fatto l'operatore video, ho fatto un sacco di cose, ma anche adesso comunque faccio anche altro. Per esempio, non so se voi lo sapete, io sono un acrobata. Che cazzo ridete? Sono un insegnante di acrobatica. Continua a ridere. Cosa cazzo sta succedendo? No, il cazzo, prima ridete. E poi, no, Allora, adesso facciamo così. Io adesso vi dimostro che sono un acrobata, ok? Io adesso sul palco farò una verticale. Let's go. Senti la voce di qualcuno che non ci crede. Allora, io adesso su questo palco farò una verticale e quando ci riuscirò... Non se, quando. C'è lei che ti ha tenuto a precisare se. No, quando. Ok, ho detto quando perché magari mi servono due tentativi. Però quando ci riuscirò pretendo la standing ovation. Ok, che cosa vuol dire standing ovation? Il mio pubblico. Il mio pubblico, che cos'è la standing ovation? Che ci... Standing ovation, qualcuno che parla... Chiedo a lui, che cos'è la standing ovation? Ci si alza in piedi e si applaude, si fa casino. Tavoli ribaltati, gente che inizia a prendersi a pugni. Ok, voglio vedere il delirio, ok? Se ci riesco. Dato che sono buono, perché sono buono, si vede soprattutto da quel lato. Dato che sono buono, lascerò una finestra temporale di 10 secondi in cui potete venire sul palco e limonarmi. Perché sono buono! Ok. Adesso chi è che ride? Noi ti dimoro. Uno. Due. Capitatelli! Lì! Vai Chiara, addirittura. Vai Chiara. Sei due.
c'è puzza di trisam. Nove. E mezzo. 10, va bene, va bene. Chiara, brava tu, brava tu. Un applauso a Chiara. Così, per informazione, ti è piaciuto? Ti è piaciuto? Poi dopo ci mettiamo pure la lingua. Allora ragazzi, io per la precisione, perché sempre per chi non mi conosce, oltre ad essere un acrobata, niente male, sono anche un comico sperimentale. Che cosa vuol dire comico sperimentale? Grazie della domanda, Chiara. Comico sperimentale vuol dire che non tutte le battute che farò stasera fanno ridere, ok? Dopo alcune battute sentirete un vuoto all'altezza della bocca e dello stomaco. Quello è il disagio, ok? Però per questo tempo che passeremo insieme non combattiamo il disagio, ok? Quando arriva ce lo godiamo. Noi stasera lasciamo che entri questo disagio, ci lasciamo invadere da questo disagio. Noi cerchiamo questo disagio, eccolo. E se è il caso noi danziamo col disagio. Noi approfondiamo il disagio, noi seguiamo il disagio, perché forse a volte in fondo a questo disagio troveremo altro disagio, perché è così che va la vita. Quindi direi di iniziare. Un maiale? Ok, stiamo calmi. Questa qua probabilmente molti di voi la conoscono. Quindi facciamo così, completa la frase. Ok, facciamo così. Voi siete troppo carichi. Un maiale cade da un palazzo. Ma che bellezza! Ora so come si sente di Gabue quando fa urlando contro il cielo. Oh, e tutto il pubblico. Oh, spec. Bello, bello, una bella sensazione, ve lo devo dire. Quindi me la godrò parecchio stasera. Allora, adesso, come ho detto, sono un comico sperimentale. Iniziamo a sperimentare. Un cinghiale cade da un palazzo. Spec. Di cinghiale. Ok, questa qua è piaciuta. Va bene. Molto bene, molto bene. La prossima è pensata proprio per sentire il disagio. Ok, proprio questa qua è proprio per sentire proprio, tipo vuoto d'aria in aereo. Ok. Un daino cade da un palazzo. Ragù. Di daino. Danzate, danzate, raga. All'occorrenza danzate. Un maiale afroamericano cade da un palazzo. Spec, motherfucker! Va bene, va bene, accettate tutto, va bene, va bene. Un maiale francese che le dà un palato. No, 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 no! Un maiale di Wall Street che le dà un palazzo. Speculazione! La strega di Biancaneve che le dà un palazzo. Spec! Spec delle mie bram. Un'astronave cade da un palazzo. Spock. Tutta gente che scopa poco stasera. Bene, sono contento, sono contento. Tu hai riso troppo per questa battuta. Si vede che ti ho toccato proprio nel profondo. Cosa che non fanno tutti gli altri. Questa qua sono sicuro che ci arrivate prima che la dica io, ok? Della posta indesiderata. Della posta indesiderata cade da un palazzo. Mamma mia. La creme della creme, guarda. Qua c'è un QI medio di 140. Invece una massaggiatrice cade da un palazzo.
Spa. Questa è una battuta rilassante. Cazzatone, perfetto. L'agenzia delle entrate cade da un palazzo. Speed. Interessante, hanno riso quelli che hanno risposto prima, che non fanno l'università e lavorano. Bravi, bravi ragazzi, voi avete lo speed perché... Un tossico cade da un palazzo. Crack. Ah, vedi, questa qua è nazional popolare. Sono molto contento. Allora, non so se l'avete capito, a me ste cose che cadono nei palazzi mi piacciono. Perché mi piacciono? Perché si possono dire anche delle cose interessanti, esprimere dei punti di vista, esporsi, dire le proprie opinioni. Per esempio, un prete cade da un palazzo, persone le fa, vabbè, amen. Ok, oppure per esempio, un fascista cade da un palazzo. Salvini cade da un palazzo. Bluff. Sono molto contento che non l'abbia dovuta spiegare. Grazie raga, grazie. Invece Dio cade da un palazzo. Speck. Addirittura qua si sono alzati in piedi. Stendi come sì, bestemmie! Queste cose che cadono nei palazzi, in realtà vi sorprenderà, ma si può fare anche della cultura, si può parlare anche di cose culturali. Per esempio, un valzer cade da un palazzo. Strauss, che è il compositore di Danubio Blu, capito? Voi pensavate di venire qua, ok? No, cioè, vediamo un coglione, invece, Allora, c'è gente che è appassionata di fisica, che conosce un po' di fisica? Perfetto. Questa battuta andrà nel vuoto più totale. Però io la faccio lo stesso, che cazzo me ne frega. Wolfgang Pauli cade da un palazzo. Spin. L'avete sentito il vuoto? C'è lui che applaude, ma perché l'hai capito o per il coraggio? L'hai capita? Ah, non sei solo un coglione. Okay, facciamo un applauso a lui che l'ha capita. Bravo. Silvia Plath. Va bene. Non serve conoscere Silvia Plath per capire la battuta. Silvia Plath cade da un palazzo. Plath. Perché tra l'altro, non so se lo sapete, Silvia Plath è morta suicida mettendo la testa in un forno. Lo sapevate? Quindi Silvia Plath cade da un palazzo. Ding. È pronto? Christopher Nolan cade da un palazzo. E si sveglia. Ok, anche Cinefini, non mi ricordo mai. Mai imparato. Vediamo le altre versioni di questa battuta. È Christopher Nolan cade da un palazzo. Beh. Rimaniamo sul cinema, visto che vi piace. Ennio Morricone cade da un palazzo. La futura classe dirigente. Veramente. Ok, allora raga, direi che abbiamo capito il concetto. Siete pronti a iniziare a sperimentare duro? Ok, iniziamo. Un loop cade da un palazzo. Trenitalia cade da un palazzo. Un gatto cade da un palazzo. Ancora sei. Un pugile
cade da un palazzo. Questa fa paura, eh? Conoscete tutti Willy Coyote? Sì. Ok. Willy Coyote cade da un palazzo. Acme. Un gatto cade da un palazzo. Ancora cinque. Ok, vedo che state sul pezzo, grandi, grandi. Me due birre che le cadono un palato. Sto piangendo, mi ero da morire. No, Poretti. Un gatto cade da un palazzo. Ancora tre. No, tre, perché la quarta ha avuto un problema con la mafia. Roba di erbagatta, robacce brutte. Un tram cade da un palazzo. Tram! Invece Danica Mori cade da un palazzo. Squirt! Ah, guarda i pervertiti che ci sono stasera. Direi più e più. Più e più. Il treno di prima. Addirittura, applausi. Ah, tra l'altro, ancora due. C'è il gatto sui binari. Mi ero dimenticato. Un bibliotecario cade da un palazzo. Un cinese cade da un palazzo. Allora, commissario, che cos'è? Un omicidio o un suicidio? Non si sa, è un giallo. Tra l'altro ancora una. Non fate domande. Ancora una. È stato o il cinese o il bibliotecario. Non si capisce. Un gatto è su un tetto di un palazzo. Ammira la vista che vedrà per l'ultima volta. Si chiede: com'è che sette vite sono passate così in fretta? Fa un veloce bilancio di tutte le sue vite. Tre suicidi, un problema con la mafia, un treno, un cinese o un bibliotecario. E ora che era lì con sette vite, tutto sommato felice ma alle spalle, ripensa a tutti i cetrioli che l'hanno fatto spaventare. Alle gloriose leccate di palle che si regalava di tanto in tanto. A tutte le cose fatte cadere dal tavolo, così, giusto per il gusto di vedere la gravità all'opera. Mette una zampetta fuori dal cornicione e si lascia cadere. La caduta sembra infinita, lenta ma inesorabile. Ad un certo punto chiude gli occhi e quando li riapre è circondato dalle nuvole, da una luce, sente una pace interiore e sente una voce che gli fa: gatto! Miau! Gatto, hai sprecato le tue sette vite, tre suicidi, anzi quattro con questo, un problema con la mafia, un treno, un cinese / bibliotecario. Per questo verrai punito. Ma quindi andrò all'inferno? Pensavi davvero che avessero ragione i cristiani? Scemo, ti rincarnerai in uno studente di ingegneria. No! Lo stavo facendo fatteggiando. Guardate che c'è questo astro nascente della stand-up comedy che deve mettere le sedie solo perché il cabaret è sul palco. Se lo stesse parlando di te. Io
direi di continuare, però prima di continuare davvero vorrei prendermi un attimino per dirvi una cosa. Vi volevo dire davvero grazie, stasera abbiamo fatto sold out, avete speso dei soldi, siete venuti qua, avete pagato un biglietto per vedere sta cosa, davvero come ha detto Antonio 6 anni fa davvero non sembrava possibile, di questo vi volevo davvero ringraziare, davvero fatevi un applauso. Grazie mille. Grazie mille. Anche perché io per fare sta cosa, come dicevo prima, ho deluso tutta la mia famiglia. Ho lasciato la mia fiorente carriera universitaria. 3 esami in 2 anni di ingegneria. Meraviglioso, lo studente di ingegneria ero io. Nessuno credeva in me quando ho detto "Mamma, lascio ingegneria per fare il comico". Neanche il mio insegnante di teatro credeva in me, diceva "Oh, Pippo, ma davvero vuoi fare questa cosa? Ma vai a fare l'animatore nei villaggi, ti viene molto meglio, sei un ciccione, approfittane". Grazie. Perfino mia nonna quando gli dicevo "Nonna, ma tu ci credi che io diventerò un comico?" mi rispondeva mangia Pippo". E quindi sono qui, davvero grazie ancora, davvero grazie, sono contentissimo. Direi di continuare con un po' di battute random. E quindi volevo conoscere un pochino la gente che è venuta stasera. Tipo, tu, con te non ci ho parlato. Tu come ti chiami? Francesca. Francesca, che musica ascolti di solito? Un po' tutto. Eh? Un po' tutto. Vabbè, niente, c'era scritto chiedere i gusti musicali, non so come continua sta battuta. Invece, una domanda alle donne presenti in sala. Ci sono donne che guardano il porno? Chiaramente. Voilà, tra l'altro una filosofa che guarda il porno, quindi ne abbiamo un pochino qua, anche tu in prima fila. Mi piace. Se è una domanda a voi, e sotto anche alle altre. Se facessi un porno, lo guardereste? Quelle delle risposte. Sì. In verticale. Chissà, non ci ho mai provato. Onestamente non ci ho mai provato, veramente scomodo, già da dritto. Però tipo, filosofa, tu, come ti chiami? Cecilia, lo guarderesti un porno con me dentro? Non dentro di te, nel porno. Lo guarderesti un porno con me? Sì. Sì. Neanche se ti dicessi, che è la colonna sonora è di Ennio Morricone. Vedi che è la colonna sonora. Quindi vogliamo dire che Ennio Morricone è ottima colonna sonora dei Pompini. Diciamo che è una carriera dedicata ai Pompini. Invece, una domanda agli uomini in sala. Alzi la mano chi c'ha il cazzo piccolo. Ma tutti qua a Roma ce li avete, ma sei? Stiamo a andare. Quindi alzi la mano chi c'è il cazzo piccolo. Numero 1, 2, 3. Allora ragazzi, questa cosa è impossibile. È statisticamente impossibile. Facciamo la prova del 9. Alzi la mano chi conosce qualcuno col cazzo piccolo. Guarda qua, guarda che fiorileggio di mano. Qua le serate di stand-up comedy è sempre così. Quelli col cazzo piccolo non vengono. Mandano gli amici. È una cosa spettacolare, veramente. Sono contentissimo. Che anche questo sarà un grande successo, eh? Sarà un grande successo. Perché di Pippo Ricciardi puoi dire che non si impegna, che è un cazzone, che è scemo, ma non si spoglia. Ma non è una pornostar. Ma soprattutto come fallisce Pippo Ricciardi nessuno. È un complimento. Beh, certo. Mi sono allenato, sono 30 anni che faccio schifo. Mi piace che hai scelto la tua camicia più bella comunque. Penso di essere riuscito a riassumere tutta la mia filosofia di vita in una sola battuta, ok? E dice così: Schopenhauer diceva che la vita è un pendolo che oscilla tra noia e dolore, ma niente dice che in mezzo tu non possa fare e ci rivedete, grandi. La solitudine
La solitudine è l'unico sentimento che è strano se è ricambiato. Queste qua sono delle battute che magari non vi fanno ridere adesso. Tra qualche anno. Sono semi che germogliano, ok? Queste qua vi ritroverete nella notte, tra 2-3 anni, a fare... Pippo Ricciardi. Quando mettono in cinta qualcuno per sbaglio, dove scappano i messicani? Il grano turco quando è maturo, sono grande ora mais! Questa qua era una cazzata, questa qua era una cazzata. Ma torniamo a quelle che stuzzicano un pochino il cervello. Se scorreggio su un'ascella, elaborate l'immagine. Se scorreggio su un'ascella, questa dopo saprà di sudore o di merda? Se sa di merda, quindi le scoregge rientrano tra i deodoranti? E se quella è la versione spray? Non tanto la versione stick, ma quella roll-on? È bello come sta cosa, aspetto l'applauso. L'ho trovato molto poetico, grazie ragazzi. Vi piacciono le battute zozze? Sesso? Cacca? Allora, di qua. Mi fa piacere, mi fa piacere. Ma tutte zozze è così, è un certo punto che sappiamo. Va bene. Allora, iniziamo da... per capire... è un trittico di battute zozze. Per capire la prima dovete... Do per scontato che voi conoscete le tre istanze intrapsichiche di Freud, l'ego, l'esse e il superio. Certo. Un mio amico... è molto egocentrico, è talmente egocentrico che ogni volta che si masturba è un trisam. Ma che le conoscete davvero? Dai, 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 sono contento. Andiamo sulla cacca. La ola sulla cacca non l'avevo mai avuta, veramente. Siete un pubblico che mi sta dando tanto. I Tarzanelli? Ok, addirittura applausi sui Tarzanelli. Ragazzi, voi siete il mio pubblico e io vi amo. Io vi amo. Un applauso solo per Pietro Tarzanelli. Capisci il livello? Capisci il livello? I Tarzanelli sono come i canditi. Chi ha detto non è vero? Perché li hai assaggiati? I Tarzanelli sono come i canditi, non piacciono a tutti, ma sono oggettivamente qualcosa in più. Se non ci sono te ne accorgi. Se non ci sono è Pandoro. Questo qua è bello che mi sono riuscito a schifarmi. Questo qua è anche un finale alternativo. I Tarzanelli sono come i canditi, fanno subito Natale. Perché sembra un albero di Natale, capito? Con le decorazioni. Questo trittico di battute zozze con mi piacciono le donne con gli occhi grandi perché così quando gli faccio vedere il mio pene sembrano sorprese. Per lo stesso motivo evito le asiatiche. La prossima routine si chiama cose con lo stesso principio di funzionamento ed è una routine un po' particolare perché sono 6 battute. La prima vi farà fare e basta. La seconda non vi farà neanche ridere, però vi farà nascere un movimento, un sentimento di rabbia borghese, ok? Vi farà venire voglia di tirare i sanpietrini, queste robe qua. E poi si ritorna con le stronzate. Cose con lo stesso principio di funzionamento. La carta igienica e la carta assorbente hanno lo stesso principio di funzionamento. Quindi voi pulite il culo al vostro tavolo. Esatto, bravi. Proprio questa era la reazione che cercavo. Cose con lo stesso principio di funzionamento. La cravatta e il cappio. Entrambi sono al collo di gente morta dentro.
la sentite questa voglia di tirare un San Pietrino, questa voglia di trasferirvi a Cuba. E per questo. Ricominciamo con le stronzate. Cose con lo stesso principio di funzionamento, la chitarra e il clitoride. Sono due cose che se le tocchi bene provocano dei bei suoni. Tra l'altro, piccola postilla, non usate il plettro sul clitoride. Questa cosa è fondamentale. Cose con lo stesso principio di funzionamento, la virgola e le bestemmie. Entrambi danno respiro all'interno della frase. Vabbè, questa qua era la palissiana, era la palissiana. Cose con lo stesso principio di funzionamento, il pene e le chiavette USB. Entrambi è sempre meglio rimuoverli in maniera sicura. Come ci insegna chi ha un figlio, non so dove... Tra l'altro il pene e le chiavette USB hanno anche un'altra cosa in comune. Che non entrano mai al primo colpo. Adesso ce l'avete notato, no? Che tu metti la chiavetta USB, no? E non entra, non entra, non entra, allora puh! E continua a spingere, non entra, allora prendi il computer la, 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 la. E se là, e se là, e non entra, qui! Poi ad un certo punto capisci, ah! Era l'entrata sbagliata! Era la presa HDMI! Scusa! Stronzate. Questa routine è dedicata ai treni. Oh. Pazzesco. Troppo entusiasmo. Questa inizia con una piccola barzelletta. Tra quanto arriva il treno per Roma? 180 minuti. Ah beh, se è roba di minuti aspetto. Per mettermi nel mood. Ci sono treni che passano solo una volta nella vita, come Gesù. Ma sono più difficili da crocifiggere. Tra l'altro qua c'è l'appunto Gesù 1 e treno. Un treno arriva, l'altro parte, coincidenze? Voglio sentire una battuta veramente brutta. Allora, non hai niente a che fare con i treni, l'ho scritta l'altro giorno, ve la dedico. Così, questa qua è uno special, solo per voi, perché siete scemi. No, così li perdo, però va bene. C'è un veneto che mangia un gatto molto amaro. Qui gatta cicoria. questa è brutta, no, no, ti prego, non battere le mani. La dice più lunga su di te che su di me. Ti prego. Quando c'era lui, i treni arrivavano in orario. Vuoi vedere che Trenitalia è l'unica che lotta ancora contro il fascismo? I treni sono come il ciclo, un ritardo può rovinarti la giornata. C'è nel trascorso da queste parti, c'è nel trascorso pesante. Alla fine com'era? Tutto a posto? Grande! Grande! I controllori mi attraggono sessualmente. Ogni tanto mi viene voglia di dirgli no, non ce l'ho più. Stato il tanto cattivo. Portami nel vagone dei cattivi e scullacciami con un carnet. Ok, allora ragazzi, come avrete di cambiare un pochino linguaggio, un pochino genere? Allora, io nella vita a me piace esplorare i linguaggi, mi piace esplorare i generi. Ho scritto delle poesie. Stasera ve ne volevo far sentire alcune. Le prime sono degli haiku. Gli haiku, sapete cosa sono gli haiku? Hanno risposto in quattro, quindi do per scontato che gli altri siano per il no. Ve lo spiego. Gli haiku sono delle poesie della tradizione giapponese che sono composte da tre versi e per la precisione hanno un numero di sillabe 5, 7, 5, ok? Ma io li faccio a cazzo. Per farvi capire che cos'è un haiku, ho scritto un haiku.
ridono da qua dietro pur pensando a quanta fatica ci mettono loro a costruire i monologhi, e poi arrivo io che dico dichiaratamente che faccio le cose a cazzo e voi e gli rode il culo. Il primo si chiama haiku generico ed è un haiku che serve a capire che cos'è un haiku. Primo verso, secondo verso, terzo verso, un po' più lungo. Il prossimo si chiama sessualità senile e fa così. Io ti guardo, tu ti bagni, ma a volte pipì. Il prossimo fa così. Te ne sei andata via che stavo cucinando. Tu hai sofferto, io ho soffritto. Il prossimo si chiama preliminari. Fa così. Se ti piace Pornhub, adorerai Pornhub Live. Skip. E ho scritto anche una poesia più lunga, che si intitola Cosa ti fa paura? Tra parentesi, Alfredo. Cosa ti fa paura, Alfredo? Non è forse l'ombra del tempo a farti paura? O magari a farti paura sono le tue responsabilità sociali del ruolo di povero? O magari sono i dubbi che mettono in dubbio, dubbi che ti eri già posto in passato, domande che erodono poco alla volta la roccia delle certezze a cui ti aggrappavi, alpinista che si arrampica sull'esistenza. Mo. O che ne so, il riscaldamento globale, l'instabilità politica dell'Ucraina, l'avanzata degli hipster, la tua scarsa forma fisica, l'imprevedibilmente alto contenuto calorico di una singola banana. O ancora, la crisi energetica, la crisi idrica, la crisi esistenziale, la crisi mondiale, la crisi dei valori, la crisi identità, la crisi di governo, la crisi che donna quanto crisi ci sono! E poi mi dicono pure che mi devo tranquillizzare! Vaffanculo! È una poesia, per favore. Oppure la questione delle macchine elettriche, inquinano davvero di meno. I Novax, i Nofax, i Nopass, i Nomask, i Nomax. Che ce l'hanno tutti con Massimiliano. Entità che racchiude tutti i mali del mondo. Ma anche compagno di classe. Alle elementari bullo, alle medie bullizzato. Poi ci siamo separati alle superiori, che lui è andato allo scientifico e io non volevo studiare latino per via della mia spiccata eterosessualità. Che cos'è che ti fa paura? Alfredo, il buio, le scale a chiocciola, il glutine, il 5G, la secchezza delle fauci. Cosa? Cosa ti fa paura, Alfredo? Cosa? Cosa? Il fallimento? Il dolore? Minchia, Alfredo, ti avevo chiesto solo di fare il caffè. Ma lascia che ti dica una cosa. La paura non può impedirti di morire, ma può impedirti di vivere. E mo' andiamo al bar, che sto caffè lo offro io. Vero che è carina? No, no! Sono molto contento, che vi sia piaciuta. Eh? Cioè loro ridono al fatto che sei un coglione. E non al fatto, cioè puoi dirla 100 volte, ma se io non cambia il fatto che allora sono un scientificamente coglione. È così. Salgo, la faccio io davanti a un pubblico e non l'ha mai sentita, non ridono. Non ridono. Sali tu davanti a un pubblico e l'ha sentita 200 volte, ridono. Vai a Sebastiano. Cosa posso scrivere per fare soldi? Cosa dove a chi posso vendere? Ci ho pensato e poi ho capito che nella politica ci sono un sacco di soldi. E allora ho scritto una campagna politica.
E stasera ve la volevo proporre per capire se può avere successo, che magari riesco a venderla a qualcuno. Lei è Giulia, se vedete delle foto belle, le ha fatte lei, cioè delle foto con me protagonista, le ha fatte lei. Scusatemi. Non limoneremo. No, però c'era quel tipo di tensione, vero? Dovevamo limonare, ora mai più. Rimane così girata, così. Io sono qui per proporre soluzioni. È tempo di campagna elettorale. Ah! L'ultima volta abbiamo proposto il governo della pazienza. E quando trovavamo un problema dicevamo, beh, pazienza. Ma non vi è piaciuto? Incontentabile. A questo giro vi proponiamo il nostro nuovo slogan: un problema alla volta. E sì, perché in quest'Italia, il nostro amato paese, ma che dico paese? Stato. Ma che dico Stato? Nazione. Ma che dico nazione? Ducato. Ha tanti problemi e noi li risolveremo uno alla volta. Per esempio, è dagli anni Ottanta che va avanti questa cosa, a mio avviso, ridicola, della lotta alla droga. Io ho un'idea per concludere e vincere definitivamente la battaglia alla droga. Per finirla con la droga, finiamo la droga! Finiamo la droga! Facciamoci tutto! Se tutti ci droghiamo, i consumi saranno superiori alla produzione. E così, in un tempo che non è facile da stimare, ma prima o poi la droga finirà! Potrebbero volerci 6 mesi. Potrebbero volerci 20 anni. Ah! Meglio. Ma noi sta battaglia la vinciamo. Io dico, e scusate il linguaggio, fanculo la droga. Droghiamoci! E così trasformeremo il nostro sogno in un'allucinazione. Quindi direi che vi è piaciuta. Voi la votereste una cosa così? Sì. Di brutto, anch'io. Anch'io. Quindi, allora ragazzi, come ci insegna Berlusconi? Ci ha insegnato tanto. Però come ci insegna Berlusconi, non è una campagna politica completa senza una canzone. E io ho scritto la canzone per questa campagna politica. Un grande ideale, una volontà, se ci crediamo, vittoria sarà. Tutti uniti in un solo cuore, la nostra forza, il nostro onore. E se nessuno di noi mai mollerà, prima o poi vedrai, la droga finirà. Finiamo la droga, tutti insieme, finiamo la droga, per la nostra speme, tutti insieme, finiamo la droga, facciamolo bene, finiamo la droga. Anche se ci hanno già tolto tutto il divertimento,
distrutto l'economia e scaldato il pianeta con l'inquinamento. Abbracciamoci tutti, abbracciamoci forte, abbracciamoci qui. A giudicare dall'effetto questa AMD. Finiamo la droga, tutti insieme, solo voi! Finiamo la droga, per la nostra speme, di nuovo! Finiamo la droga, facciamolo bene, ancora una volta! Finiamo la droga! Finale romantico! Anche se ci hanno già tolto tutto il divertimento. Distrutto l'economia, scaldato il pianeta con l'inquinamento. Abbracciamoci tutti, abbracciamoci forte, abbracciamoci qui. A giudicare dall'effetto questa MD. Votatemi. Allora ragazzi, io non so da quanto andiamo avanti, però è arrivato il momento. Siamo verso la fine della serata e volevo tirare un pochino le fila, le somme di quello che abbiamo fatto fino ad ora. Fino ad ora abbiamo detto un sacco di cazzate. Esatto. E io, a me, sono proprio appassionato di ste cazzate. Non so perché, cioè in realtà lo so perché. Perché, non so se avete notato, ste cazzate, se le dici bene, se le dici giuste, se dici le cazzate giuste nel modo giusto, fanno ridere. Tipo così. E a me questo suono, il suono della risata, mi piace un casino. Questo ha ha ha. Ecco, ora non sta succedendo, però quando succede questo ha ha ha, mi piace un casino. Mi sembra proprio il suono dei problemi che se ne vanno. Che poi non è vero che i problemi se ne vanno. Però intanto te la vivi meglio, no? Capito? Io, secondo me, ridere è come fare la cacca il 27 dicembre. Ok, non sono finite le cose da digerire. Non ci sei neanche vicino. Però intanto allenti un pochino di pressione. Capite? Secondo me la risata è un pochino questo. Mi piace un casino, cioè a me proprio ridere, per me è la cosa più bella del mondo, sì, più che scopare. C'è della delusione. Allora, una piccola carrellata di motivi per cui ridere è meglio di scopare. Allora, non devi richiamare nessuno il giorno dopo, non devi portare nessuna a cena, non devi fare nessuna conversazione, cioè no, in realtà devi fare la conversazione, però nel senso non hai problemi di malattie, non hai problemi di gravidanze, non ti devi mettere il preservativo, lo puoi fare ovunque, con chiunque, in quanti vuoi, ma soprattutto non ti possono fare una multa se stavi ridendo sul cofano di una macchina. Nell'altro caso sì, decisamente sì, ed è una multa bella salata. E secondo me questa cosa, questa passione per la risata è proprio quello che non mi permette di essere credente, ok? Cioè nel senso, chi di voi qua è credente? Perfetto, siete solo in due, vi state estinguendo. Che bello, come godo ogni volta. Sempre uno, due, oh. Cioè sta cosa, secondo me è proprio questo il punto, che non so se avete notato, nelle religioni non si ride mai, né durante la Bibbia né durante le messe, non si ride mai. Cioè durante la messa, prete, hai il microfono, sei su un palco, fa una battuta, che cazzo stai là? Oh no, cioè nel senso, falla una preghiera dei fedeli un pochino più carina. Che ne so, questa è per Mario che non vede la fica dal 76 e tu ti prega per noi. Oppure
vai a prendere la comunione, ti fa corpo di Cristo, ma non ti ho detto di che parte. Guarda, ti dico soltanto che è la sezione rotonda, fai tu. Invece no, tutti dei santissimi palle in culo, tutti così. Anche durante la Bibbia, non ridono mai. Cioè, banalmente, prendiamo un episodio, a caso, le nozze di Canaan, finisce il vino ad un matrimonio. E loro, così. Signore, è finito il vino. Mannaggina. Signore, è passato un capellone di 30 anni che ha fatto e ha trasformato 30 litri d'acqua in vino rosso buono. Fico. Fine della discussione. Questo è tutto quello che succede nella Bibbia. Avete presente se finisce il vino ad un matrimonio dalle mie parti in Puglia? Ci sarebbe lo zio Riccardo che sale sul tavolo ad un certo punto e inizia a gridare: oh! Ma vita per terra mirvelo! Sky spagnetto un sacco di pizza e fatto un regalo grosso. Come me ne me ne so a cos parait parait. Ma proprio vita per terra mir. Che per chi non fosse pugliese, significa portatemi del vino, orsù. Che, cioè, una roba un pochino più sentita. Oppure, Lazzaro. È morto. Mannaggina. Hai visto? È passato un capellone di 30 anni. Gli ha detto: Lazzaro, alzati e cammina. Ed è tornato vivo. Fico. Questo è tutto quello che succede. Se fosse successo, cioè nella realtà, non so se lo sapevate, Lazzaro era cugino di Gesù, era tipo un cugino di Gesù. Io me lo sono immaginato questo trentenne che fa ancora ingegneria. Torna vivo, allora gli amici del padre iniziano a sfottere: oh grande, si torna a pagare la retta, tre esami in 2 anni, ingegner Lazzaro, grande, tutti a prenderlo per il culo. Invece loro no. Oppure stanno facendo la gara di nuoto, loro c'è Gesù che li supera così. E la loro reazione è: fico. Niente, capito? Non lo prendono neanche un po' per il culo, neanche gli bestemmiano dietro. Dio pesce. Però in realtà c'è un episodio della Bibbia in cui si ride. E stasera ve lo volevo raccontare, perché secondo me in questo episodio si capisce la potenza della risata. Si capisce quanto è importante la risata e perché l'hanno tolta dai riti religiosi. Siamo nella Genesi, ok? Siamo nella Genesi, Dio ha creato il mondo da pochissimo tempo, ok? La Terra è ancora questa palla blu e verde che galleggia intorno al Sole, piena di vegetazione rigogliosa, meraviglioso, tutti vivono in pace, gli animali che vivono in armonia, ci sono pochissimi insediamenti umani. E Dio, era un mercoledì pomeriggio, non aveva un cazzo da fare, e decide: facciamo partire il mio popolo eletto, così dal nulla. E in questo mondo meraviglioso, da dove decide di far partire il suo popolo eletto? Gira il mappamondo e fa qua, nel deserto della Turchia, dove c'è soltanto caldo, sabbia e kebab. Non c'era niente, in tutto il mondo meraviglioso, da dove lo facciamo partire? Il deserto della Turchia. Ma da chi lo facciamo partire questo popolo eletto? Grazie della domanda, Chiara. Decide di farlo partire da Abramo. Chi è Abramo? Ancora grazie della domanda, Chiara. Abramo è un pastore di 75 anni. Abramo è un vecchio di merda. Ok? Dio ha visto Abramo e ha detto:
è pronto. Ok? Ma non soltanto Abramo è un vecchio di merda. Abramo ha una storia familiare che... Famiglia Lannister. Per favore, spostati. Perché dovete sapere che Abramo sta con Sara. E Sara ha 65 anni. Dio l'ha vista e ha detto... una cougar. È pronta per sgravare. Ma non solo... Anche Sara è una vecchia di merda. Perché dovete sapere che Sara e Abramo sono una coppia molto particolare. Perché hanno una cosa in comune. Il padre. Sara e Abramo sono fratellastri. Ok, il primo caso di step moglie della storia. E allora voi starete pensando, wow, che florilegio di cromosomi. I figli. E invece no, Sara è sterile. E pur di avere un minimo di discendenza, hanno fatto ingravidare Agar, la loro schiava preferita, e hanno avuto un figlio illegittimo che hanno chiamato Ismaele. Capito? Dio ha visto questa situazione familiare e ha detto, loro, my guys, la mia crew, voglio assolutamente loro. Il mio popolo eletto, ok? Allora Dio, dopo aver individuato la famiglia bersaglio, decide deve dargli la buona novella. Allora lo fa in pieno stile Dio, cioè appare in sogno ad Abramo e gli fa, ehi, ciao Abramo, sono Dio, sono io, il King of the Sky, il Bomber Supremo, in persona. Abramo, uomo di 75 anni, uomo di esperienza, giustamente risponde, fico. Allora Dio gli fa, senti Abramo, devi andare nella terra promessa, devi lasciare tutto e devi andare nella terra promessa. Abramo, uomo di 75 anni, uomo di esperienza, gli risponde, ma te vinda di avvini, vieni a robuccazza, ma ti da di all'avanz, scusa, ma ti dice, c'ha si figli, c'ha t'canosh. Che per chi non fosse pugliese vuol dire no. No. Allora Dio insiste, deve andare nella terra promessa. Abramo che gli chiede, sì, ma dov'è sta terra promessa? Dio che continua a fare il vago, Abramo giustamente non c'ha cazzi. Allora Dio capisce, deve dargli qualcosa in cambio e gli fa non una, ma ben tre promesse. Dice ad Abramo che avrà una stirpe grande quanto il firmamento. Avrà un territorio in cui farla prosperare e attraverso di lui l'intero genere umano verrà benedetto. Praticamente il reddito di cittadinanza. Abramo, uomo di 75 anni, uomo di esperienza, non dice di no al reddito di cittadinanza. Così il giorno dopo dice a Sara, Sara, me, Namasce, allora... Prendono armi, bagagli e burattini, la schiava prediletta, il figlio illegittimo, due cammelli e si mettono a vagare per il deserto per 20 anni. 20 anni. Nel frattempo succede di tutto, ad un certo punto c'è un faraone che si vuole bombare malissimo Sara, che è lì proprio che lo vuole buttare a sangue, ma loro riescono a scappare. C'è un capitolo che si intitola Abramo sconfigge svariati re. What? 75 anni, svariati re. Di che cazzo stiamo parlando? Dopo 20 anni che girano per il deserto, riappare Dio, così. Si è ricordato di loro. Riappare Dio che gli fa, boom baby, siete appena arrivati nella terra promessa e sbam, sparisce di nuovo, costati. E dov'è sta terra promessa? Io continuo a ringraziarti, Chiara, perché fai tutte le domande giuste. La terra promessa è la terra di Karan, uno spin-off del deserto della Turchia. Caldo e sabbia, non c'è neanche il kebab. Una merda. Ok, però allora non fanno, vabbè, abbiamo fatto 30, facciamo 31, stabiliamoci qua. E Dio li gosta per altri 4 anni. Dopo 4 anni torna sulla terra e gli fa, ehi baby, Abramo, è arrivato il momento, avrai un figlio da Sara, facciamo due calcoli. Sono partiti che Abramo aveva 75 anni. Hanno vagato per il deserto per 20 anni. Dio li ha gostati per altri 4 anni. Abramo ha 99 anni.
Sara ha 89 anni, in due hanno 188 anni. Come coppia, quando hai 188 anni, in due non aspetti un figlio, aspetti la morte, ok? Invece loro no. Infatti Dio torna sulla terra e dice ad Abramo: Abramo, è arrivato il momento, avrei un figlio da Sara. Abramo, uomo di 99 anni, uomo di esperienza, gli risponde: va bene, fai come cazzo vuoi, fai come cazzo vuoi, zio, ti prego, fallo veloce. Sara ha una reazione leggermente diversa e ve la volevo raccontare, perché Sara era nella tenda che impastava il pane. Questa non è una mia fantasia sessuale, c'è scritto sulla Bibbia, soltanto che è in una parte che non vi leggerò. E succede questo, Genesi capitolo 18 versetti 12-15: allora Sara rise dentro. Capito? La scena è andata così. Capisce di aver fatto una cazzata e allora prende Dio in contropiede, esce fuori dalla tenda e gli dice: avvizzita come sono, dovrei provare piacere, mentre il mio signore è vecchio. Capito? Anche Sara fa Dio così. Ma il Signore disse ad Abramo: perché Sara ha riso dicendo potrò davvero partorire mentre sono vecchia? Anche Abramo gli fa. E poi qua si capisce quanto è potente la risata. Dio è offeso. Infatti appena dopo dice: c'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Capito? È lì che dice: scusa? C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore, ossia me? La vedi quella mucca? Beh, è morta. Io faccio quello che voglio, sono pazzo. La vedi quella mucca morta? Viva, ok? Ok? Capito? Faccio quello che voglio. Lo vedi quel gatto? Spam, ingegneria. Capito? Faccio quello che voglio. Sono il fucking Dio. Sono il fucking Dio. Al tempo fissato tornerò da te alla stessa data e Sara avrà un figlio. Stai calmo. Non c'è bisogno di urlare. E poi questo capitolo si conclude con questo versetto, il versetto 15, meraviglioso. Si divide in due parti. La prima parte dice: allora Sara negò, non ho riso, perché aveva paura. Sara non aveva paura. Sara era lì che diceva: no dai, non ho riso. Dio, dai, non fare così, non ho riso. Ed è, si capisce che è così, perché ma quegli disse sì, hai proprio riso, capito? C'è Dio così. Sì zia, ti ho sentito. Invece c'ero, sono onnipotente, lo so se hai riso, ok? E se ne va, indignato. Ed effettivamente è di parola, torna un anno dopo. Nel frattempo Abramo aveva un anno libero, così, e a 99 anni, in quest'anno sabbatico, va a sistemare la situa a Sodoma e Gomorra. Genesi 21. Versetti 5-6. Abramo aveva 100 anni. Anche nella Bibbia è scritto in caps lock. Okay. Abramo aveva 100 anni quando gli nacque il figlio Isacco. Sapete cosa significa Isacco? Isacco significa figlio della risata. Wow. Isacco significa anche che Sara fa Dio così. Ma non si ferma lì Sara, perché continua dicendo: allora Sara disse, motivo di lieto riso mi ha dato Dio, chiunque lo saprà e sorriderà con me. Boom, ok, you don't fuck with this bitch, ok, ok God, you're no fucking no one, ok? Gli fa brutto, Sara gli fa brutto a Dio. Avete capito la potenza della risata? La risata ha il potere di offendere Dio. La risata ha il potere di mettere in difficoltà Dio. Infatti, secondo me, dalla Genesi vera, hanno tolto un versetto.
perché secondo me quello originale diceva che Dio il settimo giorno vide quello che aveva compiuto e disse fico, e vide che era cosa buona e giusta. Ma poi guardò meglio, guardò più da vicino e vide i gatti che si leccano le palle, i cani che si annusano il culo, i maiali che cadono dai palazzi, e rise e vide che era cosa buona e giusta, forse la più buona e la più giusta. Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie mille ragazzi. Grazie mille a tutti. Io li chiamo sul palco i miei fratelli Antonio Piazza, Emanuele Tumolo. Ladies and gentlemen, people.